Marronaro dall'altra parte. Marronaro, appena citato, è autore della conclusione che abbiamo visto finire fuori, la replica immediata al tiro alto del numero 7 nerazzurro Bianchi, la risposta del numero 7 rosso-blu o maglia bianca oggi, Marronaro. Si muove molto bene Matteoli, riesce a toccare a Breme, si apre il gioco interista sulla destra, è chiamato in causa Barisi, Bianchi. Sul cross c'è un contatto, va a terra Serena, toccato da Villa, Agnolin ferma il gioco e calcio di rigore. Ma e qui gente, ecco, vediamo partire il cross, effettivamente Villa è a contatto con Serena e al momento perde col colpo d'occhio la traiettoria della palla, cioè non la vede, spinge forse Serena per appunto fargli perdere l'equilibrio per terra. Comunque l'impressione che Agnolin fosse appunto in una zona ben piazzato molto vicina. E insiste nel far segno dello strattone alla maglia, di una tiratina alla maglia. È sicuramente un fallo ingenuo del ragazzo, perché Serena aveva dato l'impressione di aver già perso ormai la traiettoria della palla. Il contatto c'è stato, Agnolin era in ottima posizione per valutare e giudicare. Poco più di 3 minuti giocati e già l'Inter con Matteus ha la possibilità su calcio di rigore di sbloccare il risultato in suo favore nella partita contro il Bologna. Pronto alla rincorsa Matteus, pronto anche Cousin. Gol, portiere da una parte e pallone dall'altra. Sì, secco di destra, in questo caso Cousin sceglie una parte e si butta completamente sulla sua destra, invece Matteus rallenta, lascia che il portiere si sposti, poi piazza la palla di destra sull'altro palo. 1-0 dunque per l'Inter al quarto minuto di gioco nel corso del primo tempo, vantaggio nero-azzurro, un gol importante questo del tedesco Lothar Matthäus, non nuovo, vedete la tabella, 18 gol già segnati.